Ah, ma tu lo sai perché dici in primo luogo, stronzo? Perché Cicerone partiva dal primo locus. E lo sai perché dici in ultima istanza? Perché era l'ultima stanza dove Cicerone conservava il discorso. Lo sai che ce l'hai sulla lingua, il palazzo della memoria? Cicerone faceva questo, è stato il più grande oratore di tutti i tempi, e lui diceva: senza tecniche di memoria non l'avrei mai fatto. Un oratore senza memoria è come uno che cerca di correre senza le gambe, non è possibile. Perché ti devi ricordare tutto quello che devi dire. Seneca è il vecchio, l'avete studiato al liceo, non hanno mai detto che lui sapeva ripetere 2000 nomi nello stesso ordine con cui erano stati pronunciati. Oppure faceva recitare un verso a testa ai suoi 200 studenti e li sapeva ripetere dopo averli sentiti una sola volta. O rompeva le palle e gli diceva: dimmi un verso! Pico della Mirandola sapeva tutta la Divina Commedia a memoria, dall'inizio alla fine anche al contrario. Giordano Bruno a 14 anni è diventato famoso in Europa non perché era un grande filosofo, ma perché andava presso le corti degli imperatori e diceva: dammi un qualsiasi testo di qualsiasi lingua che io te lo memorizzo su tua stante. Grazie alle ruote magiche, che sono queste qua, lui trasformava i suoni in immagini e memorizzava così le parole, senza conoscere la lingua. Piero Ravenna è uno dei più grandi giuristi della storia. Sapeva tutto il corpus iuris civilis a memoria, cioè tutte le leggi dell'epoca. È stato professore presso tutte queste università, anche in Germania. Poi è stato cacciato dalla cattedra di Colonia con l'accusa di aver frequentato troppe prostitute. E io continuo a dire tutti i corsi, non ho capito che significa troppe. Perché capisco, non è prostitute apposta. Poche prostitute vanno bene, troppe prostitute no. No, esagerato, professore, che cazzo però. E di cattive sempre agli studenti, troppe prostitute. Questo qui è il Phoenix Sive Artificiosa Memoria, cioè la Fenice, ovvero la memoria artificiale, che potete trovare su internet per la modica cifra di $22,938.38. Usato. Il venditore è votato 2 stelle su 5, quindi non mi assicuro manco niente che va arriva. E $4.24 di spese di spedizione. Su $22,000 dice: ma vaffanculo, ma sto tirchio di merda. E poi c'era Sant'Agostino, o meglio l'amico di Sant'Agostino, perché nei libri di memoria leggete proprio c'erano perché Pietro da Ravenna e Pico della Mirandola e Cicerone. E poi c'era l'amico di Sant'Agostino che sapeva tutto Virgilio al contrario. E ho detto: ma chi è st'amico di Sant'Agostino? E io mi immaginavo una cena con tutti quanti loro, Sant'Agostino, Pico della Mirandola e Giordano Bruno. E Pico della Mirandola faceva: io so tutta la Divina Commedia a memoria. Giordano Bruno: no, io so tutto, so memorizzare un testo. E Sant'Agostino faceva: io c'ho un mio amico che è bravissimo con la memoria! E da qui il famoso amico di Sant'Agostino. Che sapeva tutto Virgilio al contrario, non si è mai capito chi era. Questa è da Wikipedia. A un certo punto, nel 1584, per una controversia sul palazzo, la Chiesa ha bandito le tecniche di memoria dalla scuola. Perché Pietro da Ravenna, che comunque andava a prostitute, Pietro da Ravenna aveva confessato nel Phoenix Sive Artificiosa Memoria, ha detto: ragazzi, io mo ve lo dico, io qua lo dico, qua lo nego, mi dispiace, qualcuno ce l'avrà con me, però ve lo devo dire, io memorizzo con le donne nude, ha fatto Pietro da Ravenna nel libro. La Chiesa ha detto: ma come memorizzo? Anche la Bibbia, sì, anche la Bibbia. A quel punto la Chiesa si è incazzata, cioè tu memorizzi la Bibbia con le donne nude. E allora l'hanno vista come un'arte diabolica e l'hanno bandita dalle scuole. Dominic O'Brien, 8 volte campione mondiale di memoria. Ragazzi, qua dice: mi hanno bandito tutti i casinò della Gran Bretagna e della Francia perché lui memorizzava le carte del blackjack e si è fatti milioni. Dominic O'Brien, 8 volte campione mondiale di memoria. E noi come gli stronzi a studiare all'università. E questo a farsi milioni con il palazzo della memoria. Questo è un signore che... Vabbè raga, non so se sapete la mia storia, ma io il mio quarto anno ho dato 2 esami prendendo 2,20 e il palazzo della memoria mi ha cambiato la vita. Questi erano gli occhiali che, da vista, che avevo al quarto anno, che ora non indosso più. Ho tolto gli occhiali da vista perché studiavo dalla mattina alla sera su quei libri scritti piccoli, ho perso dei gradi di vista, capelli bianchi mi sono usciti, avevo più capelli bianchi a 23 anni che oggi, e oggi non porto gli occhiali, per dirvi come mi ero ridotto. Avevo quella vestaglia bruttissima che non mi toglievo mai, Andrea la conosce,
E questo invece è stato uno dei giorni più con più soddisfazione della mia vita, perché veramente quei 14 esami che ho dato nell'ultimo anno grazie al palazzo, al metodo, eccetera, eccetera, la liberazione non è stata veramente laurearsi, raga, perché poi alla fine la laurea, è inutile che vi identificate nella laurea, non è la laurea che vi renderà felice. Ah, finalmente quando avrò la laurea, non cambia niente. Cioè, ce l'ho fatta mentre vivevo. È quello che dovete fare voi, raga. Non dovete inseguire la laurea, non dovete inseguire il voto, non dovete inseguire l'esame. Questa è una guerra e le guerre vi consumano. Voi dovete giocare. Ce l'avete a How I Met Your Mother? L'avete mai visto? C'era Barney Stinson, che ogni volta che gli dicevano che non poteva fare qualcosa, gli faceva challenge accepted, cioè sfida accettata. E io, quando mi trasferii a Bologna, iniziai con Andrea così a creare metodo, io mi misi davanti al libro e dissi ok, sfida accettata, vediamo se ci riesco. Quindi là era, ho vinto io, ma ho vinto il gioco, non ho vinto la guerra. Perché io lo sapevo in quel momento che il gioco era appena iniziato. Ragazzi, non vi fate consumare dalla guerra. Non vi ricorderete i 30. Non vi ricorderete che avete, che vi siete laureati. Dopo la laurea, una settimana non ve ne frega più un cazzo. Non ve ne frega più un cazzo. Ve lo dice uno che si è laureato, ve lo possono confermare tutti i laureati. Cioè, questi qua sono i record dell'ultimo esame dello SLAM. 21 articoli di codice in 5 minuti. 47 grafici in 5 minuti, 39 formule chimiche in 5 minuti, 32 date in 5 minuti, 27 formule matematiche in 5 minuti, una mappa memorica in 4 minuti e 56 secondi, forse pure di meno. Cioè, raga, una volta che sapete fare queste cose qua, potete fare quello che volete, è solo questione di tempo, non di se, ma di quando succederà. Questo qua è uno studio su PubMed. Hanno diviso gli studenti di medicina in due gruppi. A uno gli hanno fatto usare il palazzo e a uno no. E dice, alla fine, i risultati suggeriscono la media di chi ha usato il palazzo era 9.31, di chi non l'ha usato 8.10. E dimostra che chi ha usato il palazzo, ma imparandolo là per là, per una professoressa, effettivamente ha aumentato i propri risultati. Federico, lo posso raccontare? Come che mi hai detto ieri? Lo posso raccontare? Da Federico, che è un ragazzo dello slam, un applauso a Federico. Dentro la laurea facile do delle missioni, no? Delle missioni per sfidarti, eccetera, eccetera, per sfidare i tuoi limiti. E una di queste è andare a memorizzare le cose alle persone. E lui ha detto tipo che era andato a memorizzare per allenarsi, è andato a memorizzare delle cose fermando le persone in mezzo alla strada. E tipo è andato da un ragazzo, ha detto ciao mamma, mi dici 14 parole? E gli ho fatto ma che vuoi? Oppure mi ha fatto no, poi sono andato anche... Poi sono andato anche da una ragazza, così ho memorizzato tutto, poi dopo ho preso anche il caffè ci siamo presi. Federico però. Ciao Federico! Così si fa ragazzi. Non sapete quanti caffè ho ottenuto con il palazzo della memoria. Che me fregava a me degli esami. Comunque. Qualche nostro studente, questa Giorgia che ci ha messo nella tesi, grande Giorgia, e dice il modo migliore per concludere la tesi di laurea, grazie ragazzi, e ha scritto, poi sicuramente meritano di essere ringraziati come si deve tutti i ragazzi di metodo universitario, grazie a ognuno di voi perché avete alzato i miei standard e mi avete fatto aprire gli occhi sul mondo facendomi diventare una persona migliore. Stefano che scrive sul gruppo, voglio ringraziare pubblicamente Andrea Giuseppe perché se non l'avessi conosciuto o non avessi iniziato a studiare col palazzo della memoria non sarei mai e poi mai riuscito a laurearmi in tempo, in inglese, lavorando e vivendo da solo, grazie ragazzi. Simone Valastro, di fisica, che è riuscito a dare 11 esami più la tesi in 9 mesi. Lo scorso mese sono riuscito a dare 2 esami prendendo in entrambi i trend e studiando per entrambi poco più che una settimana.
Ciao, sono Alessandra. Io ho acquistato esami in 7 giorni. Praticamente ho fatto i miei primi 2 esami con metodo appena acquistato, e il primo ho preso 30 e al secondo ho preso 30 e lode. Ed è stato il mio primo 30 e lode della mia carriera universitaria, ero felicissima. Tra l'altro il secondo esame, applicando il metodo, ho studiato praticamente 9 giorni. Non avevo neanche comprato il libro dell'esame e ho studiato dai riassunti. Mi ha cambiato veramente la vita, e il Palazzo della Memoria e la Rivoluzione è veramente una cosa potentissima che ha cambiato proprio il mio modo di pensare, d'approccio proprio con l'apprendimento. Sono Martina Grande, mi sono laureata il 3 di ottobre grazie a Metodo Universitario. Infatti, se non avessi conosciuto Metodo probabilmente non mi sarei laureata, dato che il secondo anno volevo mollare tutto perché ero stanca, non riuscivo a studiare, o se comunque studiavo anche per mesi non riuscivo mai a ottenere i risultati che speravo. E grazie al Palazzo della Memoria sono riuscita a superare il problema di non ricordare magari articoli di codice o comunque tutte le nozioni che dovevo imparare. Oltre a questo, Metodo Universitario mi ha proprio cambiato la mentalità rispetto all'università, ho iniziato a viverla più serenamente. Quando ho conosciuto Metodo mi ha dato comunque la possibilità di riprendere in mano la mia carriera universitaria, e non solo la carriera universitaria, perché comunque imparando a organizzarmi, avendo comunque un metodo di studio, sono riuscita anche a dedicarmi ad altre cose oltre all'università. La fase della memorizzazione poi è cambiata totalmente, perché ho sempre creduto di non avere una buona memoria, soprattutto a lungo termine. Con i video di Giuseppe, con il palazzo, mi è cambiata davvero la vita, perché adesso riesco a memorizzare un intero esame in un giorno. È una cosa che io non avrei mai pensato. Senza il loro aiuto avrei continuato a farmi tenere in una sorta di gabbia dell'università. Non avrei fatto niente per uscire da questo controllo che loro avevano. Ci avrei soltanto rimesso io. Adesso sono arrivata alla laurea senza avere nessuno stress, con serenità, senza alcun problema, vivendo la mia vita, uscendo, facendo qualsiasi cosa, anche stare chiusa in casa per giorni a guardare Netflix, ma senza sentirmi in colpa. Quindi cambi sì i metodi di studio, ma cambi anche la tua vita. Ciao, sono Federica e frequento il 3° anno di medicina e chirurgia. Nonostante all'università andassi bene e riuscissi comunque a preparare tutti quanti i miei esami in tempo, ho deciso di iscrivermi al metodo universitario perché il prezzo che pagavo era troppo alto. Per una materia come anatomia o biochimica ci mettevo anche 3 mesi a prepararla e quindi dovevo studiare anche 10-12 ore al giorno. Grazie al metodo universitario invece ho ritrovato la passione per lo studio e anche la voglia di coltivare le mie passioni. Dopo essermi iscritta, la mia vita è completamente cambiata. Sia perché all'università preparavo l'esame in un quarto del tempo e per questo motivo sono riuscita a dare più esami contemporaneamente, come per esempio Fisiologia 1 e Fisiologia 2. Fisiologia 1 l'ho preparata in 6 giorni e ho preso 26. Fisiologia 2 l'ho preparata in 10 giorni e ho preso 23. Ma la cosa più bella è che dopo essermi iscritta a metodo io non avevo più paura di affrontare l'esame e per questo motivo iniziavo a studiare anche pochi giorni prima ed ero sicura di me, ero sicura che sarei riuscita a superare l'esame e con un voto alto. Questo perché ero sicura delle informazioni che avevo acquisito. Il Palazzo della Memoria mi ha completamente cambiato la vita. Sono riuscita a memorizzare delle informazioni che prima non avrei mai potuto memorizzare in nessun altro modo. Io sono Marco Tonini, vengo da Pisa e studio giurisprudenza all'Università di Pisa. Mi ero un po' stufato di avere risultati un po' bassi. Dopo soprattutto un 18 a diritto privato, 2, ho deciso di prendere anche esami in 7 giorni, visto i video velocissimamente, per dare subito gli esami, visto che ero in piena sessione, e ho deciso di applicarlo così come mi veniva posto. Allora ho preparato in 20 giorni 2 esami, che erano a distanza di 2 giorni l'uno dall'altro. Quindi ho diviso lo studio come mi era stato detto, ho dato diritto amministrativo con un voto mi pare di 25, quei 2 giorni rimasti ho usato il Palazzo della Memoria per memorizzare diritto penale, con cui ho preso 23. A quel punto la mia sessione, così come era programmata, in realtà era già finita, perché avevo previsto di dare questi 3 esami con diritto privato già dato. Mi era avanzato talmente tanto tempo che ho deciso, ma perché non provare un altro esame? Avevo solo una decina di giorni e ho detto, vabbè, proviamo, tanto non mi succede niente, se lo boccio avrò imparato qualcosa dall'esame. Decido quindi di dare diritto del lavoro e in solo 10 giorni un manuale di diritto del lavoro enorme, più di 1000 pagine, era un esame enorme, infatti ho detto, vabbè, lo do come va e alla peggio avrò imparato qualcosa bocciandolo, invece poi l'ho passato, ho preso 29. Ciao a tutti, io sono Giorgia e sono una studentessa di ingegneria.
Fino a un anno e mezzo fa, anche io ero nella vostra stessa situazione. La situazione di uno studente in crisi che passa tutte le sue giornate dietro una scrivania a leggere dei libri o degli appunti che fanno veramente pena. Con quella sensazione però dentro di stare sprecando il proprio tempo, di essere nel posto sbagliato o di fare qualcosa che non sta realmente dando una svolta alla propria vita, che non stai raggiungendo il tuo sogno, ma stai semplicemente facendo un favore a un professore o ai tuoi genitori. Cercando su internet dei modi per studiare meglio o più velocemente, ho incontrato Metodo Universitario. E da lì ho iniziato a seguire tutte le loro dirette. Ho cercato di informarmi all'inizio su questi due ragazzi che dicevano di poter preparare esami addirittura in 7 giorni, cosa che per me era inimmaginabile, una fantasia completamente. E quindi ho iniziato a seguire le loro dirette, i loro post, a vedere un po' quello che pubblicavano e vedo che in realtà aveva molto senso quello che dicevano. Quindi ho deciso di iniziare a cambiare la mia vita e a mettere da parte i soldi per acquistare quello che era il loro videocorso completo, perché sentivo che veramente era la soluzione per me in quel momento. Non vi dico che è stato facile, soprattutto convincere i miei genitori, stare ad ascoltare anche i pareri degli amici e dei colleghi che mi dicevano no, ma lascia stare, che devi fare, ma chi sono questi e tutti questi soldi. Quindi già acquistare il videocorso è la prima prova, il primo ostacolo che dovete affrontare per cambiare completamente la vostra vita. Quindi quando finalmente ce l'ho fatta, già praticamente per me era una conquista avere finalmente quelle credenziali per il portale per iniziare questo percorso. È stata veramente una sensazione meravigliosa. E poi, per non parlare di tutto il materiale che c'era dentro, tutto quello che mi hanno insegnato, è stato veramente un riappropriarmi della mia vita, un ricominciare a vivere veramente la vita che volevo avere. Il metodo universitario è stato l'investimento più grande che io abbia mai fatto, quello che mi ha costato più fatica, ma anche quello che mi ha dato più soddisfazione, mi ha dato più gioie. Mi ha fatto veramente riprendere la mia vita in mano e mi ha permesso di liberarmi di persone, di comportamenti e di atteggiamenti che veramente mi svilivano, mi toglievano energie, mi tiravano giù e mi ha permesso di conoscere persone che invece sono piene di energie dentro, che hanno veramente la voglia di cambiare il mondo, di fare qualcosa di bello per sé e per gli altri, che hanno in testa un obiettivo e fanno di tutto per raggiungerlo. Metodo Universitario e tutto lo staff che c'è dietro sono delle persone che non saranno buone con te, ma ti faranno veramente crescere e diventare una persona migliore. Io veramente sono felicissima di essere parte di questo gruppo e di aver conosciuto queste persone straordinarie e spero che anche voi riusciate a venire da questa parte o comunque a dare una svolta alla vostra vita, perché si può. Veramente il mondo ha bisogno di persone che non stanno sedute dietro una scrivania a studiare, ma che prendono in mano la loro vita, realizzano i loro sogni, raggiungono degli obiettivi e rendono veramente il posto migliore, come stanno facendo questi ragazzi. Quindi Metodo Universitario è la scelta giusta per voi se volete veramente riprendere in mano la vostra vita. Prima di conoscere Metodo ero molto lenta a studiare, impiegavo tanti giorni anche per fare solo poche pagine ed ero molto molto ansiosa ed insicura, infatti non credevo per niente in me stessa. Quando ho conosciuto Metodo, nonostante non sia stato facile, diciamo che la prima cosa che ho notato è stata la velocità. La seconda cosa è stata la diminuzione dell'ansia. Comunque una prova ve la devo dare del cambiamento è il fatto di essere riuscita a dare 10 esami in un anno, che per me è stato davvero tanto. Io ho acquistato esami in 7 giorni, ho dato per la prima volta 2 esami in un mese, cioè so che non è tanto, cioè so che potrebbe essere anche normale nella media. Sono riuscita a gestire molto bene l'ansia, soprattutto per quanto riguarda appunto gli esami, quindi tutte le volte che andavo all'esame avevo un grandissimo mal di pancia, stavo malissimo, non mangiavo a colazione. Invece dopo aver letto esami in 7 giorni, sono arrivata a gestire davvero molto bene l'ansia. Grazie al metodo, applicandomi anche molto, perché è facile questo metodo, è facile a spiegare ma tanto difficile da applicare. Sono riuscito a sfatare il tabù del 22, della media del 22, riuscendo a prendere il mio primo 26 all'esame, studiando la materia in 10 giorni, in soli 10 giorni. Però
in 10 giorni, facendo il conto che ho studiato 3 ore al giorno, quindi mi sono bastate soltanto 30 ore per preparare un intero esame. Ciao, sono Nicola, studio medicina veterinaria a Bologna e ho conosciuto Metodo Universitario per caso. Però devo dire che è stata una grande scoperta, semplicemente perché mi ha permesso di gestire meglio il mio tempo, ma soprattutto ottenere dei risultati sia dal punto di vista emotivo e personale e sia dal punto di vista universitario. Mi ha messo all'altezza, insomma, della situazione, non balbettavo più davanti al professore e quando mi ha interrotto dicendo 30, che era il voto che mi stava dando, veramente mi sono sentito un vincente. Il percorso non è semplice, però vale la pena farlo. Io arrivavo ogni volta all'esame e dimenticavo tutto quello che avevo studiato, perché ero completamente in ansia e non riuscivo a stare tranquilla. Sapevo che avevo passato 2 mesi a studiare quell'esame e quindi dovevo andare per forza bene, dovevo per forza passarlo. Quindi mi capitava di passare un esame e magari di prendere 18. Con Metodo Universitario in un mese ho fatto 3 esami. Soprattutto ho ritrovato l'amore per lo studio, ho ritrovato l'amore per quello che facevo e non mi trovo più nella situazione di dover dire cavolo, oggi mi devo mettere a studiare. Anzi, ero contenta perché sapevo di avere un metodo di studio efficace che mi potesse portare ai risultati che volevo. Quindi consiglio a tutti Metodo Universitario e non so come ringraziarvi per tutto quello che mi avete dato. Grazie a Metodo Universitario sono riuscita ad organizzare molto bene il mio tempo e a dare esami senza ansia, senza paura del giudizio del professore o della bocciatura. Consiglio questo percorso a tutti quegli studenti che sentono di avere un fuoco dentro e hanno paura che l'università spenga questo fuoco. Grazie a Metodo Universitario sono riuscita a scegliere la mia vita. Ciao, sono Tania Ferone, studio architettura e sono al 5° anno di università. Prima studiavo con un metodo che mi dava dei risultati, ma spendevo troppo tempo per averli. Infatti mi barricavo in casa per mesi a causa della mia ansia pre-esame e mi negavo il divertimento con gli amici, le uscite, i viaggi, gli hobby. Tutto questo perché non avevo un buon metodo di studio. Con Metodo Universitario ho affrontato questi miei problemi e soprattutto ho migliorato la mia gestione del tempo di studio, eliminando la mia ansia pre-esame. Ho preparato progettazione strutturale in 10 giorni, studiando 3-4 ore al giorno, prendendo anche 28. Infatti i miei amici e i miei colleghi universitari, sentendo questo risultato, rimangono tutt'oggi sbalorditi. Oggi quindi posso dire tranquillamente che grazie al Metodo Universitario, oggi per me lo studio non è più un problema, anzi posso tranquillamente dire che grazie al Metodo Universitario lo studio è anche molto molto divertente. Devo dire ragazzi che questo percorso di vita in un certo senso ti trasforma in una nuova persona. Veramente se non fosse stato per loro avrei mollato gli studi per tutti i fallimenti che ho avuto in precedenza. Se avete dubbi, se siete scettici, non lo siate, non sprecate tempo, perché se state soffrendo per colpa di un sistema che non funziona in questo paese, non è colpa vostra, perché insomma non siete stupidi, nessuno è stupido. Quello che vi posso dire è che il metodo funziona. Il metodo universitario non è solo un metodo che riguarda lo studio. So cosa state pensando guardando questo video, ma quei ragazzi sono lì, sono pagati, magari no. Io sono qui di mia volontà, sono qui per trasmettervi un messaggio. Quello che è stato per me metodo. Per me metodo non è stato solo un corso di studio, per me è stato esserci nel momento del bisogno, perché metodo non ti lascia mai, i ragazzi non ti lasciano mai. Nel momento del bisogno, anche quando non c'entrava direttamente lo studio, mi sono state affiancate delle persone speciali che hanno sacrificato del loro tempo per me e mi hanno fatto crescere dentro, e questo si ripercuote nella mia vita. Sento proprio un movimento nella pancia che mi fa cambiare totalmente dentro. Sento che sto cambiando e questo lo devo solo grazie a Metodo Universitario. Ciao a tutti, mi chiamo Carlo e sono uno studente al 1° anno di Ingegneria Gestionale a Napoli. Ho scoperto Metodo Universitario tramite Instagram e con il loro video mi sono incuriosito molto. E la prima cosa che ho fatto è stata acquistare la Bibbia dello studente di successo, che ho trovato molto molto bello e interessante. E incuriosendomi ancora di più, alla fine ho deciso di acquistare il corso di esami in 7 giorni, che è un vero e proprio corso completo
sul metodo di studio, le varie fasi dette dettaglio per dettaglio, e aiuta veramente molto e soprattutto ti dà veramente quella cosa in più, la cosa di dare gli esami in poco tempo, di rimanere più concentrato, di ottimizzare lo studio, cioè fare le cose che insomma richiede la cattedra e non tutto il libro, e soprattutto ti dà anche più tempo per le tue passioni, perché appunto studi in molto meno tempo. Quindi consiglio a tutti veramente, per chi vuole una vita di successo all'università, di acquistare Esami in 7 giorni. Un bocca al lupo a tutti. Ciao, sono Andrea di Catania e studio economia aziendale. Volevo ringraziare i ragazzi di Metodo perché sono passato da 3 esami in un anno a 5 in una sessione. Spero di farne 12, cioè spero, riuscirò a farne 12 alla fine dell'anno. Di com'è più questo, di 12. Com'è? Fantastico. Fantastico e estremamente utile per riuscire a passare gli esami in minor tempo e nella maniera migliore possibile, godendosi anche la vita, non recludendosi a casa.